Sono partiti il 5 gennaio i saldi in Puglia. Come stanno andando questi giorni? Allora, naturalmente, come ogni stagione, la nostra clientela sta rispondendo abbastanza bene. L'unico problemino, magari, è che probabilmente i saldi iniziano troppo presto, viste le nostre temperature qui in Puglia, però tutto a posto, tutto bene. Il 5 gennaio sono partiti i saldi in Puglia. Come stanno andando queste giornate? Non si aspetta più il 5 gennaio, ormai è ogni giorno saldo, ogni giorno promozione, dettato purtroppo dall'online, dal grande mondo Amazon e quant'altro. E sta andando, signori, non sta andando benissimo come dappertutto perché, ripeto, la motivazione è questa. Comunque speriamo di continuare, di proseguire tutto il mese di gennaio e febbraio, anche a causa della temperatura, perché abbiamo avuto un grande caldo, di conseguenza dovrebbe essere, insomma, dovremmo avere un po' più di fiducia in questi 2 mesi e sperare nelle vendite a saldo. Ci sono state grosse differenze rispetto agli anni precedenti? Sì, grosse differenze, diciamo, le vendite sono sempre meno, purtroppo per il motivo che vi ho detto, perché il saldo viene anticipato da novembre, poi ci sono le promozioni dicembre, Natale, insomma, è tutto questo, credo che sia tutta lì la differenza e anche un po' le temperature. Quali sono gli articoli che state vendendo di più? Il capospalla e se c'è qualcosa, diciamo, nelle taglie più piccole per i neonati, i bambini che nascono, fortunatamente nascono, continuano a nascere, però anche abbigliamento in genere, diciamo, è un po' varia la vendita. Allora, onestamente, quest'anno i saldi, come ogni anno, noi speravamo in realtà che quest'anno li facessero partire un po' più tardi, perché abbiamo avuto una stagione invernale che è partita in ritardo per via delle temperature, perché noi qui al sud abbiamo l'inverno comincia più tardi rispetto alle regioni dal nord, quindi di conseguenza le vendite, soprattutto quelle dei capi più invernali, quindi parliamo della giubbotteria, delle sciarpe, dei cappelli, dei maglioni, ma quelli un po' più pesanti, si sono venduti meno i primi mesi, diciamo, della stagione regolare. Parliamo di settembre, ottobre, novembre, che per noi sono i mesi, insieme al mese di dicembre, i mesi più importanti, perché sono i mesi nei quali lavoriamo a prezzo pieno, quindi di conseguenza dovremmo marginalizzare un attimino di più. Però tutto sommato, i primi giorni dei saldi sono stati discreti, non c'è stata un'affluenza importantissima, però tutto sommato i nostri clienti, come ogni anno, ci sono venuti a trovare. E questo per noi è un aspetto comunque positivo, importante, positivo, e siamo soddisfatti. Quali sono gli articoli che state vendendo maggiormente? Allora, come ti dicevo prima, quest'anno stiamo vendendo meno la giubbotteria, anche perché da noi, soprattutto per quanto riguarda i negozi da uomo, il mese di gennaio è sempre stato il mese della giubbotteria, perché molta gente approfitta nell'acquistare i capi più pesanti con l'arrivo delle temperature più fredde, quindi conseguenza gennaio. Quest'anno, proprio perché non stiamo avendo delle temperature rigide così fredde, la giubbotteria si sta muovendo un po' meno e quindi stiamo vendendo più l'abbigliamento, diciamo, normale, camicie, pantaloni, jeans, tutto il resto, diciamo, dell'outfit maschile. Quali sono state le differenze principali rispetto agli anni precedenti? Ma quello che ti dicevo prima, è partita un po' più tardi la stagione, soprattutto per quanto riguarda le temperature, però tutto sommato, almeno per quanto ci riguarda, più o meno in linea con gli altri anni. Le vendite sono in linea con quelle degli altri anni. Come stanno andando queste prime giornate? Allora, al momento stiamo partendo leggermente a rilento per una questione di virus che comunque sta, diciamo, riempiendo un po' tutta l'Italia, però essendo che abbiamo aperto comunque da 40 giorni, posso dire che comunque il mese di dicembre è andato abbastanza bene e ora dal 5 gennaio in poi siamo fiduciosi in una ripresa anche più veloce. E temporeggiando, ovviamente, capiremo anche che tutte le persone influenzate incominceranno ad uscire e li verrà di nuovo la voglia e la frenesia dello shopping.
speriamo in questo. Quali sono gli articoli che state vendendo di più? Maggiormente adesso, visto che qui in Puglia il freddo in realtà è appena partito, ovviamente maglieria, capospalla e anche diciamo articoli prettamente più invernali come accessori, cappelli e quant'altro. Però per il momento diciamo abbiamo comunque una vendita più ampliata su tutti quasi gli articoli.